Salve. È mio sogno. Data di nascita. Siamo dello stesso segno. Mi servirebbe il numero della sua carta d'identità. Sì, aspetto. Allora, a questo punto indirizzo di domicilio e poi indirizzo invece in cui è di residenza. Ok? Allora, VR 2. È proprio qui vicino. Invece residenza. Anch'io per una decina di anni, fino a un paio di anni fa, devo dire, forse anche meno, ho usato la mia mail che avevo fatto nell'adolescenza, quindi è sempre un po' imbarazzante dirle, ma ci siamo passati tutti. Ok. Un'altra Y, va bene. Chiocciola. Se accetta o non accetta il fatto che le vengano mandate delle mail o dei messaggi in base agli eventi che facciamo così. Lei può scegliere quello che vuole, però attenzione che hanno messo le domande al contrario, quindi stia attento. Ok. Allora. E poi chiediamo anche se lei ci vuol dire un po' i suoi gusti di libri, cosa è. Cosa legge di solito, i suoi autori preferiti. Non è assolutamente una cosa obbligatoria, però ci serve per capire con quali libri aggiornarci, ecco. Ok, la ringrazio. Sì. Ah, piace molto. Allora, adesso faccio. Stampo il foglio e stampo anche la tessera. Un secondo. Un po' di pazienza, questa stampante è un po' vecchiotta.
sono computer. Silenziosa in cui cerchiamo di mantenere il silenzio. C'è un altro lì, però può dire anche a me. Ok, tanto. Ecco il foglio, la penna. Mi serve una firma qui. Ok. E poi le tre crocette. Ok, perfetto, lo ringrazio. E qui metto la plastica. Ecco qui la sua tessera. Ok, allora, mi dica. Allora, di Valeria Massimo Manfredi. Qui abbiamo. Ora, adesso disponibili abbiamo. Qui vediamo. Allora, abbiamo lo scudo di Talos, le paludi di Hesperia, i di Marzo e l'ultima legge. Garibaldi, in Viale Francesco I, sì, però non è molto comoda, più comoda la centrale secondo me, tanto è comunque un quarto d'ora, da qui, sì. Ok, ah guardi, storia 19 anni dopo. Allora guardi, se le posso dare un consiglio proprio spassionatissimo, non lo legga, no, nel senso che secondo me non è molto degno della saga. Io anche io sono una fan sfegatata di tutta la saga di Harry Potter. Intanto uno script book, sicuramente lo saprà, sì. E sì, le faccio vedere comunque. Cioè, le conferenze. Più che altro sembra di aver letto una fanfiction, ecco, non l'ottava storia. Sì, diciamo che comunque cioè, passa dal primo al settimo anno così, senza approfondire bene i legami, senza approfondire la quotidianità, niente, secondo me proprio non ha nulla a che fare con gli altri sette libri, ecco. Comunque diciamo, sì, io diciamo che la mia mente ha cercato di scordarlo, quindi è sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora da impiegato al Ministero della Magia. Marito e padre di tre figli in età scolare, mentre Harry Potter fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, Albus, suo secondogenito, deve lottare con il peso di un'eredità
familiare che non ho mai voluto. Quando passato e presente si fondono in un'oscura minaccia, padre e figlio apprendono una scomoda verità. Il pericolo proviene a volte da luoghi inaspettati. E questo è proprio lo script. L'ultima legione. Che strano. Qui mi dice che c'è. Guardiamo. L'hanno restituito oggi. Aspetti che cerco. No. Domini 476. Il re barbaro Odoacre depone l'ultimo imperatore romano, il tredicenne Romolo Augustolo, confinando la Capri. Il sipario cala definitivamente sulla civiltà di Roma, ma non tutto è perduto. Un pugno di legionari sembra risorgere dal campo di battaglia. Rufio Elio Valtrino, veterano di infinite battaglie. Cornelio Battiato, gigante etiope dalla forza smidurata. Comandante Aurelio, il più rare e coraggioso, insieme a Livia Prisca, una formidabile guerriera, sono decisi a tutto pur di liberare Romolo Augustolo e il suo precettore Meridio Sambrosinus. Una volta riusciti nella loro impresa, ha inizio una caccia all'uomo senza esclusione di colpi, una lotta disperata in cui l'intelligenza, le astuzie e il coraggio di quattro soldati proteggeranno e guideranno l'ultimo Cesare. Una fuga perdifiata attraverso un'Italia e un'Europa devastate e drammaticamente affascinanti, fino all'ultimo approdo, fino all'ultima resa dei conti in un luogo desolato, agli estremi confini del mondo, dove dalle ceneri di un mondo che si era creduto immortale sorge un nuovo mito destinato a varcare i millenni. Splendido. Insieme allo scudo di Talos penso sia il mio preferito di questo autore, assolutamente. Sa che c'è anche un terzo.
Amelie rispose: a letto gli mancava questo. Sì, è inutile, fa piangere, però ne vale la pena. Mi piace tantissimo questo autore. È nato a Kabul. Anche a me queste culture piacciono tantissimo, mi intrigano moltissimo. A 15 anni non è mai stata Herat. Dalla sua colva di legno in cima alla collina osserva i minareti in lontananza e attende con ansia l'arrivo del giovedì, il giorno in cui il padre le fa visita e le parla di poeti e giardini meravigliosi, di razzi che atterrano sulla luna e dei film che proiettano il suo cinema. Mariam vorrebbe avere le ali per raggiungere la casa del padre, dove lui non la porterà mai, perché Mariam è una Rami, una bastarda. Sarebbe un'umiliazione per le sue 3 mogli e 10 figli legittimi ospitarla sotto lo stesso tetto. Vorrebbe anche andare a scuola, ma sarebbe inutile, le dice sua madre, come lucidare una sputacchiera. L'unica cosa che deve imparare è la sopportazione. Lei è nata a Kabul, la notte della rivoluzione, nell'aprile del 1978. Aveva solo 2 anni quando i suoi fratelli si sono arruolati nella Jihad. Il giorno del loro funerale le è difficile piangere. Per lei il vero fratello è Tariq, il bambino dei vicini, che ha perso una gamba su una mina antiuomo, ma sa difenderla dagli spetti dei coetanei. Il compagno di giochi che le insegna le parolacce in pasto e ogni sera le dà la buonanotte con segnali luminosi dalla finestra. Mariam e Laila non potrebbero essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare in modo imprevedibile, dall'intreccio dei due destini, una storia indimenticabile che ripercorre la storia di un paese in cerca di pace, dove l'amicizia e l'amore sembrano ancora l'unica salvezza. È bellissimo, mi vengono i brividi solo a ricordarlo, è veramente veramente bello. Allora, abbiamo proprio gli stessi gusti. Da leggere per un po', sicuro che ce la farà in 2 mesi. Che folle. Dopo i pilastri della terra, anno domini 1327, all'ombra della cattedrale di Kingsbridge sorge una nuova età dell'uomo. È il 1327, il giorno di ogni santi. 4 bambini si allontanano di nascosto dal priorato di Kingsbridge e nella foresta assistono per caso all'omicidio di 2 uomini. Da allora le vite di questi ragazzi, un piccolo genio, un bolletto, una ladruncola e una ragazzina dalle grandi ambizioni, saranno indissolubilmente legate tra loro e, una volta adulti, conosceranno amore, avidità, ambizione e vendetta. Vivranno momenti di prosperità e carestia, malattia e guerra. Dovranno fronteggiare la più terribile epidemia di tutti i tempi, la peste. Uno di loro viaggerà per inseguire un amore impossibile e un altro sfiderà il potere della Chiesa. Su ciascuno resterà l'ombra dell'inspiegabile omicidio di cui sono stati testimoni in quel fatidico giorno della loro infanzia. Dopo i pilastri della terra, Ken Follett ambienta Mondo senza fine 2 secoli dopo la costruzione della cattedrale di Kingsbridge, sullo sfondo di un lento ma inesorabile mutamento che rivoluzionerà le arti e la scienza. I secoli bui sono alle spalle e si cominciano a vedere i primi bagliori di una nuova epoca. Libro l'ho letto in 2 settimane, però l'avrei letto anche in una, perché veramente rapisce. Qui abbiamo l'isola dei lebbrosi.
farmacia, il priorato, l'orto. Che meraviglia. E sì, come i pilastri, diciamo che comunque i protagonisti sono quelli, c'è sempre, diciamo, il cattivo che fa parte della chiesa corrotta, e, il protagonista che ha sempre un talento. Anche se è un po' lungo, sono circa, penso, 1300 pagine, un po' di più. Allora, ultimo. Ah no, non è l'ultimo. Ma siamo sicuri? Comunque questi libri rimangono qui, però non so se riesce a finirli in un mese. Guardiamo. Abbiamo perso il copertino. Ah, Crypto, Dan Brown. Sì, li ho letti tutti quelli di Dan Brown. Secondo me dopo un po', soprattutto questi sono un po' tutti uguali. E poi cosa vedo? La coscienza di Zeno. Bellissima scelta, fantastica scelta. E me l'avevi detto che li malato, ecco quello che sei. Fuma quanto ti pare, tanto non cambierai. Certo, il dottoressa chi è credente ti ascolta, sembra che abbia fiducia nelle tue capacità, ma tu lo sai, non cambierai mai. E in fondo va bene così. Che senso ha cambiare per diventare cosa? Normale. Tuo padre l'aveva capito, con te non si va lontano. Avete sempre bisticciato, voi due non vi siete mai capiti. E se ci pensi, quell'ultima manata che ti ha dato poco prima di morire era uno schiaffo o un gesto involontario. Forse anche Augusta, tua moglie, l'ha capito. Non volevi lei, avresti preferito un'altra delle sorelle malventi. Però è andata così e lei, nonostante tutto, nonostante tu l'abbia tradita, è sempre stata al tuo fianco, ti ha sempre giustificato. E con Guido poi, il tuo socio in affari, un fallimento dopo l'altro, suo, tuo, e quando è morto non se ne riuscito ad arrivare al suo funerale. Per sbaglio sei andato a quello di un altro. C'è qualcosa dentro di te che non capisci. Il dottoressa parla di inconscio, di sindrome edipica, chissà poi cos'è. Qualcosa che ha a che fare con la malattia, evidentemente, e con la tua sigaretta che non smette di bruciare. La malattia di Weber, nell'opera più importante originale dello scrittore di Destino. Bellissimo. L'ultima volta che ho letto era proprio le superiori. Mi ricordo che ci facevano leggere la trilogia, il fumatio Pascal, la coscienza di Zeno e Malavoglia. Quello che mi era piaciuto di meno era il Malavoglia, sinceramente. Secondo me non ero neanche riuscita a finirlo. Dovrei riprovarci. Ecco qui. Ok. Eliminiamo Dan Brown. Va bene. Tanto comunque se non è qui, è in centrale.
esordio di Tonya Vision. Molto carino. E poi sto leggendo anche un thriller di Marcello Simoni, L'eredità dell'abate nero. Perché ho appena finito la sua trilogia. La sua trilogia Il codice millenario saga. Spero ci stia tutto. Ok, la ringrazio della pazienza. Io quando si parla di libri, giustamente.